Nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno è stato presentato stamani, 4 luglio, il cartellone comico della stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Nuovo di Salerno. Alla presentazione, oltre al direttore artistico Ugo Piastrella, hanno partecipato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, Ermanno Guerra, delegato alla cultura del Comune di Salerno, ed alcuni dei protagonisti della stagione teatrale, tra i quali l'attrice salernitana Beatrice Fazzi, nota al pubblico per aver ricoperto il ruolo di Milina nella fiction Un medico in famiglia, e poi Ciro Ceruti, Lucio Bastolla, Gaetano Stella e Rodolfo Fornario. Ma questo cartellone è il cartellone comico perché il Teatro Nuovo, il suo cavallo di battaglia, diciamo, lo zoccolo duro, è il cartellone comico con gli abbonati. Poi faremo anche altre cose di nuova drammaturgia e di altro tipo di teatro e atelier, spazio performativo, eccetera. Ma il cartellone comico è l'appuntamento più importante che noi abbiamo. Sono 8 spettacoli in abbonamento, più 2 in omaggio, perché quest'anno abbiamo avuto una richiesta da parte di una compagnia e di un attore che è disponibile ad esibirsi a titolo completamente gratuito in omaggio agli abbonati. A noi fa piacere regalare agli abbonati altri 2 spettacoli. La compagnia la conosciamo perché già qualche anno fa si è offerta ed è piaciuta molto, quindi viene con un altro spettacolo. Il cabarettista mi è stato, cabarettista per modo di dire, attore comico più che cabarettista, mi è stato proposto e consigliato da un amico e quindi faremo 10 spettacoli. Cominciamo un po' prima del solito, di solito noi cominciamo a fine ottobre. Quest'anno, per avere Paolo Caiazzo, che era disponibile il 12 e il 13 ottobre, abbiamo iniziato 15 giorni prima e poi continuiamo con un nostro spettacolo. Noi faremo 2 spettacoli, uno a ottobre con repliche a novembre, beh, ma non ci sono scritto, e un altro a febbraio. E poi avremo ospiti, diversi spettacoli. Abbiamo questa Locandieri e Mare Chiaro con Raffaella Fico, Raffaella La Capria, Massimiliano Morra e altri attori anche salernitani, perché il testo è stato scritto da Rodolfo Fornario, un autore napoletano ma che vive a Salerno da molti anni, e quindi avremo questo spettacolo qua. Abbiamo poi Ciro Ceruti, sia con un suo spettacolo che interpreta direttamente con la sua compagnia, A tutti ma non a me, sia con un'altra compagnia di cui lui fa la regia, con un testo sempre suo che facciamo Piangiamo. Quindi poi abbiamo sempre a livello locale, abbiamo Gaetano Stella e Lucio Bastolla che rappresenteranno una rielaborazione della Banda degli Onesti, Gli Onesti Falsari, è liberamente ispirata al film di Agge Scarpelli, non so se dimentico qualcuno, ma sono tutti comici, tutti belli, i prezzi sono sempre gli stessi, 100 euro per i vecchi abbonati che confermano entro una certa data, 120 e 130 per i nuovi abbonati, 120 per gli anziani, 130 per i nuovi abbonati.